Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo dell'allenamento in una fase di cut, come gestire l'allenamento in una fase di definizione o preparazione alla gara. Ora, premessa, se volete avere un allenamento specifico per la preparazione alla gara, noi abbiamo fatto uscire due programmi che sono Vulcano e per atleti un po' più avanzati e persone che vogliono veramente arrivare senza pelle, cioè Icarus, in cui ovviamente è tutto spiegato nel dettaglio e c'è proprio il programma che potete applicare. Quindi vi faccio capire un po' quello che è il ragionamento alla base di questi programmi, ragionamento che poi viene applicato in maniera diversa ovviamente tra i due. Però generalmente quelli che sono i principi da utilizzare. Tra parentesi, sono programmi che molti ragazzi hanno utilizzato per prepararsi alla gara, quindi questa è una cosa che mi fa super super piacere, sono super super contento. E sul nostro gruppo Facebook dedicato a chi utilizza i programmi hanno postato le foto proprio di recente, quindi sono ancora elettrizzato per questo. Allora, allenamento in una fase di cut. Dunque, durante la fase di definizione in generale, che cosa succede? Che questa gerarchia tra allenamento e alimentazione si inverte. Cioè, io ho sempre detto, in bodybuilding l'alimentazione è funzionale all'allenamento, perché l'allenamento è il driver principale, quindi io gestirò il mio protocollo alimentare in base a quello che è richiesto dal mio allenamento. Cioè l'allenamento me lo richiede più energia, normalmente più carboidrati, il surplus in questa fase specifica, eccetera eccetera. In fase di definizione è il contrario, perché è una fase in cui noi dobbiamo ottenere un risultato estetico che prescinde dall'allenamento in qualche modo, meglio, si basa sempre sull'allenamento, ma soprattutto su quello che abbiamo fatto e abbiamo portato, ci siamo portati a casa. Per cui questo meccanismo si inverte, io devo gestire l'allenamento in base a come è meglio, dove mi sta direzionando l'alimentazione. Che cos'è che succede? Che io diminuirò gradualmente le calorie, in particolare i carboidrati, ne abbiamo parlato nel video precedente, avrò sempre meno energie, la BF diminuirà sempre di più. Ora, possiamo dividere il tutto in due fasi, macrofasi principali. Poi in realtà, per esempio, nei programmi ci sono diverse fasi in mezzo, però dividiamo comunque il tutto in due fasi. Se vogliamo tre fasi, facciamo tre fasi, ok? Vi sto confondendo, sono tre fasi. Allora, la prima fase è una fase di depressione iniziale. Siamo in un contesto in cui la BF è alta, la sensibilità insulinica è, vuoi non vuoi, un filo compromessa, quindi per l'appunto da un punto di vista alimentare c'è un drop soprattutto di carboidrati per sfruttare un effetto acuto di miglioramento della sensibilità insulinica, e da un punto di vista dell'allenamento abbiamo ancora energie, abbiamo scorte di glicogeno, quindi il consiglio in generale è quello di cercare di aumentare il volume e soprattutto il lavoro metabolico, cioè dobbiamo cercare di aumentare il dispendio in sala, di sfruttare al massimo le energie che abbiamo, quindi non lavoro di pump training, ok, non pump training fino a se stesso, però sicuramente tutti i lavori in rep range più alti, lavori molto densi, anche con recuperi se vogliamo incompleti, sono ben accetti. Perché questo? Perché tra l'altro vogliamo sfruttare un beneficio, il peso diminuirà, quindi saremo molto più performanti da un punto di vista di endurance cardiovascolare, quindi di fiato in generale. Per cui cerchiamo di puntare su questa tipologia di lavori, anche perché poi è una tipologia di lavori che permette da un punto di vista muscolare una proliferazione a livello mitocondriale, quindi getta anche dei presupposti per un distretto muscolare che ossida meglio e è più tirato poi sul palco. Quindi in una fase iniziale di discesa cerchiamo di puntare su volume, non tanto volume in generale come aggiungo serie, però cluster set, lavori densi, lavori sulle alte ripetizioni, sono tutte cose che vanno molto molto bene, drop set infiniti eccetera, vado a depletare, vado ad aumentare il dispendio energetico e vado a sfruttare questi meccanismi di adattamento ipertrofico. E qua molte persone assistono a quello che viene definito il growing into prep, cioè vado a crescere nella preparazione, cioè miglioro e ho dei vantaggi ipertrofici in preparazione, perché comunque non ho quel deficit energetico abissale, l'allenamento vado a cambiare in parte lo stimolo, vado a puntare su altre componenti, c'è un processo di adattamento, quindi se da una parte perdo grasso perché comunque sto scendendo, dall'altra comunque il mio corpo continua a richiedere adattamento e produrre e creare tessuto muscolare, quindi c'è un effetto di recomp vero e proprio. Growing into prep, quindi crescere nella preparazione. Ok, ciò detto, a un certo punto che cosa succede? Il gioco dura poco, nel senso che le energie iniziano a scarseggiare. Questa è la seconda fase, molto molto importante. Non è un momento in cui dovete cambiare tutto quanto, però dovete gradualmente riconoscere che più di tanto non andate. Il muscolo inizia a essere vuoto. Che cosa succede? Che quando il muscolo è vuoto di glicogeno e depletato, macinare troppo volume innanzitutto non conviene, semplicemente perché non ha le energie e non riesce a recuperare. Quindi da una parte il volume massimo recuperabile diminuisce.
Quindi la prima cosa è sicuramente diminuire il volume di allenamento, quindi diminuire il numero di set, togliere gli intensifier, quindi quegli effective reps, quei failure point aggiuntivi, non come aumento dell'intensità, attenzione, proprio come aumento del tonnellaggio, del volume, perché semplicemente non arriveremo a recuperare quel distretto. Molto spesso abbiamo anche una diradazione della frequenza di allenamento, ne ho parlato in un video precedente sulla frequenza. Io, da che avevo una split su 5 giorni, push pull legs, riposo, braccia, gambe, le gambe non recuperavano più allenandole in 3-4 giorni, quindi l'alleno ogni 4 giorni fisso, quindi push pull legs, riposo, spalle, petto, braccia, gambe, quindi ogni 4 giorni, proprio perché non recuperavano, quindi diradazione della frequenza, leggera diminuzione del volume di allenamento. E questa diminuzione deve essere proporzionale alle energie che abbiamo, ovviamente, quindi se riesco a recuperare lo tengo così, ma man mano recupererò sempre meno, quindi il volume diminuirà. Tolgo l'intensifier e a questo punto un'altra cosa è non puntare troppo su quei lavori densi e metabolici che hanno caratterizzato la prima fase. Perché? Perché il muscolo ormai è vuoto, non ha più glicogeno da dare, non ha più quel tipo di richiesta, quel tipo di adattamento, quel tipo di energie da spendere. Che cos'è che può darci? Ci può darci ancora la capacità di contrazione, la forza, ed è questo il momento in cui la forza, la capacità di gestire certi carichi, è per noi l'unica ancora a cui possiamo aggrapparci, è oro in quel momento, perché è l'unico aspetto sul quale verosimilmente possiamo ancora mantenere il distretto vivo e quindi permettergli di avere quell'esplosività sul palco, quella graniticità di un distretto che è ancora allenato, non viene deallenato, perché il rischio principale è quello di deallenarsi. Ora, piccola parentesi, tutti i metodi di tapering in generale che vengono utilizzati nello sport, per esempio quello dei 100 metristi eccetera, hanno sempre la base di non diminuire mai l'intensità, ma diminuire sempre il volume, quindi invece di fare tot ripetute da 15 secondi a massima potenza, ne faccio un po' di meno, non faccio le stesse ripetute però non utilizzo la massima potenza, ok? Per noi è lo stesso, l'intensità deve essere sempre la componente che dobbiamo mantenere, quindi il volume diminuisce e a questo punto salvaguardiamo i carichi, per cui avrò i miei carichi raggiunti per ogni rep range, devo mantenerli, quindi normalmente l'allenamento diventa molto molto semplice in questa seconda fase e avrò un, per esempio, loading set, un back off, oppure andrò ad utilizzare un rep range più basso e poi successivamente un loading set, o farò soltanto una serie con un determinato rep range, magari su esercizi un po' più rischiosi come degli stacchi, quanto piuttosto un squat, uno squat eccetera, mi mantengo su un 12-15 RM non volendo caricare troppo e faccio soltanto una serie, però cerco di mantenere il carico, cerco addirittura di migliorarlo nel tempo, sempre lavorando logicamente in sicurezza, quindi forma ed esecuzione in primis, e non spingo troppo col carico se non me la sento. Quindi da qua riesco a mantenere questa componente, vi assicuro ragazzi che se lavorate bene, se vi prendete il giusto tempo di recupero, avete impostato una solida base di allenamento in off season, non avrete difficoltà a mantenere il carico, addirittura a migliorare, e questo il muscolo lo sentirà e sarà vivo. E ricordiamo che questa è una fase in cui i carbo saranno bassi, magari i grassi li riusciamo a mantenere, faccio riferimento al video precedente, il muscolo quindi apparirà molto molto granitico, non troppo esplosivo, non troppo pieno, ma molto molto granitico. A questo punto entra la terza fase, una fase in cui da un punto di vista alimentare, la maggior parte dei casi facciamo una reverse diet, quindi sostanzialmente saliamo di nuovo di carboidrati, li reinseriamo, la BF che abbiamo raggiunto è la BF da gara, ci siamo, dobbiamo soltanto riempirci, ecco che tornano i carboidrati e quindi da qua riandiamo all'aumentare leggermente il volume e reinserire magari quel filo di lavori metabolici, non troppo, ok? Non dobbiamo esagerare, non dobbiamo farci perdere la mano perché la BF è ancora bassa, quindi siamo ancora in una situazione in cui se poi strafacciamo subito l'allenamento la ricarica di carboidrati e i carbo che mettiamo non riescono a entrare, non riescono a essere stoccati bene, quindi il mio consiglio è non aumentate troppo il volume, fate quel minimo necessario per recuperare gradualmente pompaggio muscolare, magari aumentate la frequenza di allenamento perché faccio di meno però vado a pompare il distretto muscolare, ovviamente sempre lavorando sui carichi, quindi con lavori molto semplici che abbiamo fatto, quindi cerco sempre di puntare su lavori di qualità, però cerco di buttarci dentro carboidrati senza esagerare con le eccentriche, senza esagerare con stretch forzato, tutte cose che diminuiscono l'uptake di glucosio a livello della proliferazione dei GLUT4, quindi devo cercare di concentrarmi magari sullo squeeze, su proprio lavori che permettano di sentire quella qualità di contrazione, e poi magari riduco il volume, non esagero col volume, in questo modo il distretto recupera prima e posso ripomparlo di nuovo, e quindi gradualmente, man mano che io sento sempre più pompaggio muscolare, aumento magari un filo il volume di allenamento, inserisco qualche tecnica di intensità. Come fare? Semplicemente il mio consiglio è molto molto semplice, inserite a risentire pompaggio muscolare,
non allenatevi fino a perdere pompaggio muscolare, cioè smettete di allenarvi quando il pompaggio muscolare c'è ancora, è ancora bello pieno. Quindi se siete indecisi, faccio un altro esercizio o no, sento il pompaggio, sì lo sento, meglio evitare, rimando alla prossima volta, perché il muscolo si è riempito, ok? Ricordate, in questa fase non devo crescere, in questa fase devo mantenere e ottenere un determinato risultato estetico, e il risultato estetico che voglio ottenere una volta che la BF è completamente persa è proprio quello di avere un distretto semplicemente più pieno. L'ho riempito, ok, perfetto, il glicogeno sta qua. È come se avete raggiunto la vostra BF, ora l'unica cosa che dovete fare per salire sul palco è cercare di pompare mantenendo sempre la stessa BF, però mettere glicogeno muscolare all'interno del muscolo, perché idealmente mi devo svegliare il giorno della gara, non è che devo mangiare o fare cose strane, semplicemente sono come sono, però il muscolo è pieno di glicogeno, quindi tutto quello che fate è funzionale a inserire glicogeno nel muscolo, nel distretto muscolare. Ragazzi, questo è tutto e ci tengo che voi condividiate anche la vostra esperienza, come si siete gestiti per esempio in una fase di cut, definizione o preparazione alla gara. Scrivetelo qua sotto, sarò ben lieto di leggere tutti i vostri commenti, di rispondere a qualsiasi domanda, e detto questo noi ci vediamo al prossimo video.